No, Pinocchio, Pinocchio. Ok, anche la pure. No, dai, guarda, via, dai, va bene. Via, dai, basta, basta. Posso fare qualcosa? Bravi! Allora, se ci siamo tutti possiamo iniziare, sicuramente dalle persone che stasera sono qui presenti, quindi vi chiedo di farvi un applauso perché la registrazione... Bravi! Il momento di unione che ci ha portato, anche se diciamo a volte magari non avevamo voglia, però ci ha portato a uscire tutte le sere, a condividere e diciamo abbiamo creato questa unione di intenti che da 3 anni che sta andando avanti. Salutiamo e ringraziamo il comitato Palio che anche se in alcune situazioni... Bravi! Anche se nelle situazioni diciamo ha avuto dei momenti di scontro, però questo poi fa parte del gioco e sicuramente da domani ci rimetteremo in gioco le forze per ripartire poi per la prossima edizione del Palio. Un ringraziamento particolare anche diciamo agli staff, a tutte le persone che si sono in qualche modo bravo!
e un ringraziamento anche, diciamo, a tutte le persone dei comuni che hanno gestito proprio a livello, insomma, come dire, di gioco, quindi il palio in sé, ma anche sono stati giudici, sono stati arbitri, sono stati sempre presenti per tutte le attività. Io adesso passerei, se non ho dimenticato qualcun altro, passerei la, anche la, chiaramente a tutte le autorità comunali, perché adesso non so se... Bravo! Sono questi momenti, questi posti, una comunità comunale che a donna di contadina sicuramente non avrei ottenuto questo risultato. Passo la parola a Clara, al nostro sindaco, che voleva dirci due parole anche a lei rispetto a questa esperienza che per noi Lonato è stata la prima come vincitore dell'anno scorso. E mi sembra che le cose siano andate abbastanza bene, insomma, no? Poi parlerà bravissima, io non volevo dirlo, però noi siamo contenti, noi di Lonato siamo contenti perché sono andate le cose. Bravi! No, passo la parola a Clara, così ci dice due parole anche lei. Bravo sindaco! Personalmente ringraziamo a tutti voi, perché a tutti i paesi, ma soprattutto, scusatemi questa forma di egoismo, al mio paese. Perché... Brava! Ringrazio fortemente tutti loro, le associazioni. Brava! Bravi! Non potevo aspettarmi niente di più, sinceramente. Ringrazio anche, se in sordina, ma anche le persone del comune, degli uffici, perché ci sono state anche loro, anche se magari non c'erano, ma sono state persone coinvolte a pieno nello svolgimento del palio. Ringrazio le amministrazioni, i sindaci che ci sono qua, perché credetemi, mi hanno sostenuto, sono sempre state con me e abbiamo sempre scambiato delle idee. Ma soprattutto ringrazio una grande donna che per me è Antonella. Brava! Ragazzi, perché rendetevi conto che squadra siete, ragazzi. Siete eccezionali, perché non vi siete fatti abbattere neanche dai temporali, e neanche dell'avversità. Grazie, grazie, grazie. Brava! Brava! Formato da una grandissima onda blu, e lo sapete cosa penso. Voi. Grazie infinite. Grazie. Ora chiudo, è meglio che prendiamo i bambini e quindi facciamo scegliere, ecco, ogni fila rossa mettiamo dei bambini, anche se qualcuno ha già preso. Ecco, Venegon inferiore, magari qualcuno ha già preso. Bravi! Thank you.
Bravi! Allora, noi facciamo un applauso anche a Clara e Renzo, insomma, che questi giorni ci hanno supportato, hanno messo a disposizione tutta questa struttura che vedete, quindi sia la struttura fisica, sia l'intento delle associazioni nostre di lavorare assieme per fare questo lavoro. E ringraziamo chiaramente la Protezione Civile che ci ha supportato e sopportato in questi giorni qua, l'Arma dei Carabinieri che, diciamo, ci ha coordinato e dato tutto il supporto necessario, la Croce Rossa che è stata sempre presente con noi, bravi, e aiuto i sopravviventi più presenti difficili. Ricordiamo che ci sono noi, che Antonella sta bene, quindi facciamo un applauso anche a lei in forza. Bravi! Quindi diciamo tutto bene, siamo tutti sedere. Allora, bravissima, bravissima. Abbiamo qui il marito di Antonella, un abbraccio forte, perché diciamo, bisogna sempre andare avanti anche di una città e non è un successo. Allora, se siamo pronti, adesso potremo dare anche la classifica finale di quello che è stato, diciamo, queste due settimane di scontri. Abbiamo la classifica del mini palio, abbiamo la classifica del palio e chiaramente i punti poi vanno a totalizzare nella classifica totale. Allora, iniziamo con la classifica del mini palio. Non vi dirò il punteggio perché secondo me non è importante, insomma, ma è importante, come dire, quello che ci abbiamo messo e la volontà, come abbiamo detto prima, di essere tutti qui, di essere presenti e di fare una cosa che forse da nessun'altra parte, insomma, si vede. Quindi nel mini palio al sesto posto si è classificato Dornate. Bravi! Bravi! Al quinto posto abbiamo Abbiate. Bravi! Al quarto posto si è classificato Castelseprio. Bravi! Al terzo posto del mini palio troviamo Locate. Allora vi dirò adesso chi ha vinto la sezione mini palio. La sezione mini palio, facciamo come nelle trasmissioni quelle un po' fighette, no? Facciamo passare un po' di tempo, non c'è la musica, c'è la tempo, però facciamo passare un po' di tempo. Se la giocano il Benedore o l'Ape, vediamo chi ha vinto. La parte della sezione mini palio se l'ha aggiudicata Benedore! Bravi! Bravi! Allora adesso vediamo invece la classifica del palio, quindi le persone vogliono più adulte. Al sesto posto si classifica Dornate. Bravi! Al quinto posto per il palio abbiamo Locate. Bravi! Ah,
quarto posto per Castelsepio. Bravi! Terzo posto per Abbiate. Anche per il taglio, già i primi posti sono a favore di Benegondo e Lonate, quindi il primo classificato per il taglio è... attenzione, Lonate! Quindi sesto posto per Cornate. Bravi, bravi. Al quinto posto si è classificato Locate. Bravi. Quarto posto della classifica assoluta per Castelsepio. Al terzo posto abbiamo Abbiate. Anche qui diciamo abbiamo tra Lonate e Benegono un vincitore. Lo diciamo tutto, lo faccio diciamo a te, dai. Andiamo a fare Lino di suspense. Vincitore della terza edizione del Palio del Serpio, classifica assoluta, mettiamola così. Bravi!
dai mamma, dai, mi piace. Vai, Ambrogio! Vai, vai, andate, siete forti! Come parte finale, sì. Eccoli così, grazie, complimenti, Benegono, grazie, grazie mille.